cos'è il fondo di garanzia vittime della strada? Ne avete mai sentito parlare? È un istituto, un'istituzione che ci tutela tutti. Che cosa succede? Provate a pensare a questo. Che cosa succede se avviene un incidente nei confronti o con qualcuno che scappa, che quindi io non riesco ad identificare? Oppure, vi faccio un esempio, che cosa succede se io faccio un incidente con qualcuno che non è assicurato? Teoricamente io non dovrei essere risarcito, perché? Perché se scappa non riesco a prendere i dati della sua assicurazione, se invece riesco ad identificare la vettura, ma questa persona non si è assicurato perché ha fatto la scelta di non assicurarsi, io di nuovo in teoria non dovrei ottenere il risarcimento danni. Allora, che cosa succede? Succede che lo Stato si è reso conto di questo tipo di problemi che possono derivare e che purtroppo derivano quotidianamente, e allora ha disposto che una piccolissima parte delle spese che noi ogni giorno, ogni anno effettuiamo per la nostra assicurazione vada proprio a beneficio di questo fondo. E che cosa serve questo fondo, Fondo Garanzie Vittime della Strada? Beh, lo dice la parola stessa, serve proprio a risarcire tutti quei casi in cui colui che ha causato l'incidente sia scappato oppure colui che ha causato l'incidente non sia assicurato. E questo è importantissimo perché, come potete immaginare, spesso, purtroppo una cosa vergognosa che non dovrebbe accadere, ma che purtroppo accade, soprattutto quando ci sono incidenti molto rilevanti, le persone tendono a scappare, e questo per tante ragioni, o semplicemente perché non vogliono assumersi la responsabilità, o magari perché certi tipi di incidenti sono anche causati da guidatori in stato di ebbrezza o sotto l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Ma pensiamo anche al caso di una vettura, per esempio, rubata, che causi un incidente. Allora, per concludere, quello che vi volevo dire e il contributo che vi volevo dare è proprio questo, cioè noi siamo tutelati in qualunque caso di incidente che avvenga nelle nostre strade, sia che colui che causa l'incidente sia coperto da garanzia assicurativa, ma anche nel caso in cui questa persona non sia coperto da garanzia assicurativa. Thank you.